Eccoci, benvenuti, benvenuti a questo evento digitale targato Protom. Finalmente vi presentiamo Scuolab, l'attesa è finita. Vi presentiamo la piattaforma innovativa dedicata alla didattica e all'educazione senza limiti. E lo facciamo con delle bellissime testimonianze dei protagonisti del mondo della scuola, insegnanti, docenti, studenti, imprenditori, innovatori, divulgatori scientifici. Vediamoli, vediamo chi saranno gli ospiti di questo evento che mi accompagneranno in questa presentazione. Ci sarà con noi Olivier Becciu, che è rappresentante dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, e poi avremo con noi l'innovatore e l'imprenditore Fabio De Felice. Ancora la testimonianza della Product Manager di Scuolab, Chiara Gasparro. Poi daremo la parola alle scuole, agli istituti scolastici, vediamo cosa ne pensano gli studenti e gli insegnanti della piattaforma Scuolab. Il professore Santi Lombardo è uno di questi e non è l'unico, perché oltre al professore Lombardi abbiamo il professor Yang Yao. E poi per finire abbiamo la testimonianza di un divulgatore scientifico, youtuber, molti di voi lo conosceranno, Alessandro Catania. Insieme alle loro testimonianze vi faremo conoscere dettagli e curiosità di Scuolab. Scuolab è un prodotto innovativo, uno dei prodotti innovativi di Protom. Conoscerete Protom, che è l'azienda innovativa con sede in Campania, a Napoli, la prima Knowledge Technology Intensive Company italiana. Che cosa ha fatto il team di innovatori di Protom? Ha utilizzato le tecnologie digitali per superare la tradizionale concezione di laboratorio in presenza, di laboratorio fisico nelle scuole, e ha ideato dei laboratori virtuali, numerose esperienze di laboratori virtuali immersive, realizzando numerosi vantaggi che sono davvero interessanti per tutto il mondo della scuola, perché attraverso la piattaforma Scuolab gli studenti che partecipano ai laboratori diventano protagonisti, riescono a comprendere meglio la materia che stanno studiando, ma questo è solo uno dei vantaggi, perché anche le scuole hanno un vantaggio. Quante scuole non hanno laboratori fisici? Con Scuolab i laboratori virtuali sono numerosi e sono intuitivi, innovativi, pratici. E poi Scuolab può essere anche un supporto per gli insegnanti, per i docenti, per coinvolgere meglio gli allievi, gli studenti, e per mantenere alta la loro concentrazione. Ma vediamo allora qual è lo scenario nel quale la didattica e il mondo dell'educazione è adesso immerso. Ce lo racconta la scheda in questo servizio introduttivo. Science, Technology, Engineering and Mathematics, in un acronimo STEM. Passa da qui, da queste conoscenze, la strada per la competitività delle imprese europee e per favorire la riduzione del gender pay gap. Negli atenei italiani, in valore assoluto, aumenta il numero delle matricole triennali delle 65 facoltà di ambito tecnico-scientifico, ma si tratta di una crescita lenta, soprattutto tra le ragazze. Si passa dagli 85.000 iscritti dell'anno accademico 2016-2017 ai 94.000 del 2020-2021. Nel confronto europeo, però, il bel paese arranca. In Italia i laureati in materie STEM sono il 24,7%, meno rispetto alla Francia, alla Spagna e alla Germania. Avvicinare i giovani alle materie STEM significa anche favorire l'innovazione del tessuto produttivo nazionale ed europeo. Determinante diventa il ruolo della scuola. È tra i banchi che deve scoccare la scintilla tra le discipline tecnico-scientifiche più giovani. Ma come attirare l'attenzione di ragazzi alle prese con continui stimoli e affamati di novità?
Andare oltre lavagne e libri di testo è una necessità, così come adottare soluzioni nuove, coinvolgenti, immersive. Scuolab, piattaforma made in Proton, prima che TI Company italiana, risponde alle esigenze della scuola che cambia. Uno strumento di didattica innovativa che, grazie alle potenzialità del learning by doing, consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida dei docenti, sia in classe che da casa. Proton, Learning the Future. Rieccoci, abbiamo ascoltato e sappiamo bene che le STEM, quindi le discipline scientifiche, propongono un tema di gap di genere, perché è in quota minoritaria le donne che scelgono le discipline scientifiche. E poi c'è un recente studio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Copenaghen, pubblicato tra l'altro di recente sul British Journal of Educational Technology, dedicato proprio alla realtà virtuale immersiva nell'educazione. Che cosa ha dimostrato questo studio del Dipartimento di Psicologia di Copenaghen? Che quando gli studenti studiano le materie scientifiche utilizzando la realtà virtuale o aumentata, cresce la probabilità che possano scegliere nel percorso di studi successivo materie scientifiche. È davvero interessante tutto questo e ci fa capire anche quale sia l'ulteriore valore di Scuolab. Ma come è cambiato negli ultimi anni il mondo della formazione? Da quali trasformazioni è stato interessato? Abbiamo posto queste domande a Fabio De Felice, innovatore, fondatore di Proton. Sentite cosa ci ha risposto. Siamo oggi qui a celebrare un importante momento di cambiamento per Proton, ma anche per la formazione professionale tout court, dalla didattica all'istruzione, dal momento che acceleriamo quel percorso avviato diversi anni fa nel cambiamento della formazione. Cambiamento, una parola che ricorre spesso, perché di quello che stiamo parlando è quello che il Covid ha accelerato fortemente, rendendo disponibile accesso a strumenti che prima sembravano impraticabili, inutilizzabili, pur nascosti nei cassetti, che oggi sembrano imprescindibili per poter affrontare i problemi della formazione, si pensi semplicemente alla DAD. Beh, i dati che emergono a valle di questo bruttissimo fenomeno che ha caratterizzato i nostri ultimi mesi sono alquanto sconfortanti. Dobbiamo prendere atto che l'80% delle professioni nei prossimi 10 anni cambierà radicalmente e dobbiamo altresì prendere atto che la nostra nazione si colloca nella parte più bassa dal punto di vista del digital divide sugli skill a livello europeo. Più che parte più bassa siamo addirittura ultimi. Dobbiamo contrastare questo fenomeno, dobbiamo combattere e per combattere abbiamo messo insieme uno strumento estremamente efficace. Scuolab è la nostra proposta per affrontare questo difficile momento, una proposta che serve a cavalcare il processo tecnologico, perché come sappiamo la tecnologia è veicolo di democratizzazione, ma l'accesso alla stessa altrettanto democratico non è. Basti pensare al problema infrastrutturale, ma non pensiamo che quello sia l'unico problema. È l'approccio culturale l'elemento determinante in questa battaglia. È sulla cultura che dobbiamo puntare. Sulla conoscenza, sono gli unici elementi che possono, insieme alla formazione, fungere da vaccino nei confronti di ogni tipologia di divide, non solamente quello tecnologico, ma anche quello di gender, piuttosto che dell'affrontare le materie STEM. Questo è quello che noi abbiamo intenzione di fare, questo è quello che fa Scuolab. In qualche modo è uno strumento per iniettare questo vaccino all'interno del mondo della formazione, ma non solo nei netizen, nei nostri giovani che navigano, piuttosto sprofondano nella palude del digitale, ma anche nel mondo dei docenti, abbassando le barriere d'accesso, facendo così dialogare questi due mondi, il mondo analogico da una parte e il mondo digitale, che non sono più visti l'uno contro l'altro, ma piuttosto come un endiadi, l'uno che completa l'altro, così come avviene nel mondo che ci circonda, dove è sempre più ibrido il processo che noi stiamo affrontando, sempre più andiamo verso una società delle mangrovie, dove l'acqua dolce incontra l'acqua salata, diventa salmastra e crea un nuovo ecosistema. E in questo ecosistema
il suo lab è il facilitatore dei processi funzionali della formazione. Scuolab è lo strumento che consente di facilitare il dialogo tra questi due mondi, perché questo è quello che deve fare l'innovazione, non una semplice tecnologia. L'innovazione la misuriamo in funzione di quanto riesce a fornire valore al nostro mondo, alla nostra realtà, e il nostro strumento ti dà una nuova lettura della realtà, altra possibilità di leggere la realtà, un nuovo modo di fare domande, un nuovo modo di ricevere risposte. Questo è il cambiamento che stiamo affrontando e questo è quello che produce uno strumento che mette insieme i diversi mondi di cui abbiamo parlato. Mettiamo al centro l'uomo, nella convinzione che le grandi sfide dell'umanità non saranno risolte da una tecnologia o da un'innovazione, ma da una mente umana estremamente motivata e concentrata su un chiaro obiettivo. La conoscenza è il vero vaccino contro tutti i divide, ha detto Fabio De Felice. Ha detto che Scuolab può essere proprio lo strumento attraverso il quale iniettare il vaccino nel mondo della formazione. Come non essere d'accordo con un'affermazione di questo tipo e con un esempio così calzante? Allora, conosciamo meglio e più nel dettaglio quali sono le novità, le prospettive di sviluppo e le caratteristiche della nuova release di Scuolab. Ce lo racconta Chiara Gasparro, che è la Product Manager di Scuolab. Ascoltiamola. Albert Einstein ha affermato: imparare un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. È da questa consapevolezza che nasce Scuolab, il laboratorio virtuale di Proton che attraverso le tecnologie digitali supera la tradizionale esperienza del laboratorio in presenza. Chi conosce Scuolab, e sono sicura che siano in molti tra coloro che ci stanno accompagnando oggi, ne conosce la capacità di replicare fedelmente tutte le fasi del metodo scientifico, mettendo di fatto gli istituti scolastici nelle condizioni di offrire agli studenti e ai docenti un'esperienza laboratoriale pratica, innovativa, intuitiva e in linea con i programmi e le direttive ministeriali. Il nuovo Scuolab, quello che nasce oggi, si caratterizza per incarnare l'idea di laboratorio senza limiti, dando la possibilità di effettuare le esperienze in qualunque momento, in qualunque luogo, che si tratti di lezioni in presenza o a distanza, e di personalizzare il percorso di apprendimento sulla base delle necessità del docente, ma anche del singolo studente. E questa caratteristica si è rivelata particolarmente importante nei mesi passati, quelli caratterizzati dalla DAD, e ce la portiamo oggi come best practice, come strumento di potenziamento, tornando nelle aule e dalla didattica in presenza. Il comune denominatore resta l'idea di voler coinvolgere i ragazzi, di voler generare in loro curiosità. E questo perché l'approccio learning by doing consente di rafforzare le competenze teoriche, ma proprio perché si possono effettuare tentativi senza avere paura di sbagliare, paura dell'errore. Quando attraverso la tecnologia del virtuale ci si libera della paura di sbagliare, quello che resta è proprio il sentirsi attori della scoperta scientifica. Ma essere senza limiti vuol dire anche assicurare la massima accessibilità, la massima praticità di utilizzo, ed è per questo che abbiamo ridisegnato l'intera user experience di Scuolab, che per noi comincia con l'avvicinamento al prodotto attraverso il canale d'ingresso privilegiato, che è il nostro sito scuolab.com, che è stato interamente rivisto nella sua interfaccia grafica, con un menu che assicura la massima facilità nel reperimento delle informazioni, una sezione di news, una sezione contatti per essere supportati in ogni momento. Poi allo stesso tempo sono stati rivisti gli ambienti, gli strumenti, i tool, per avere un feeling sempre più innovativo nell'interazione con gli stessi, ed è stata ridisegnata la user interface in una logica di semplificazione per riuscire ad assicurare appunto la massima facilità e intuitività di utilizzo. La suite di Scuolab oggi è composta da oltre 70 esperienze relative ai volumi di fisica, chimica ed elettronica pensati per gli istituti superiori, e scienze focalizzata sulle scuole medie,
a cui oggi si affiancano le esperienze di Scolab Climate Science realizzate in collaborazione con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha messo a disposizione i dati dei propri satelliti per consentire lo sviluppo di esperienze laboratoriali che spieghino i fenomeni legati ad alcune delle grandi sfide del nostro pianeta e in particolare al cambiamento climatico. Sposando l'idea di Prodom di supportare attraverso l'innovazione lo sviluppo di competenze necessarie ad affrontare le sfide del domani e al contempo dando l'opportunità a Scolab di aprirsi ai mercati internazionali attraverso la collaborazione con scuole spagnole, portoghesi e tedesche. Nella stessa logica abbiamo sviluppato gli ultimi due volumi di Casa Scolab che puntano ad allargare il concetto stesso di laboratorio virtuale estendendolo oltre il nucleo delle cosiddette scienze dure. Stiamo parlando innanzitutto di Scolab Micro, che è un software pensato per supportare lo sviluppo di competenze in ambito di programmazione in maniera coinvolgente e con un approccio pratico. Micro infatti consente di programmare microcontrollori e microprocessori fisici e di osservare i risultati di una buona ma anche di una cattiva programmazione su ambienti virtuali popolati da attuatori, sensori, oggetti IoT. Ancora una volta con l'obiettivo di rimuovere la barriera mentale ed economica legata all'errore e alle sue conseguenze. E infine Scolab Dixit, che è in fase di rollout in queste settimane e che costituisce il primo punto di incontro tra il mondo Scolab e le scienze umanistiche. Dixit si propone di potenziare la didattica tradizionale utilizzando gli strumenti del machine learning e gli avatar con un doppio beneficio. Da una parte lo sviluppo del pensiero computazionale. Gli avatar a disposizione, infatti, che coprono una gamma di personaggi iconici della storia e della cultura mondiale, accanto a cui ci sono personaggi rappresentativi della varietà del mondo contemporaneo, verranno programmati come veri e propri bot dagli studenti, seguendo le regole della programmazione stessa. Dall'altra parte, Dixit può essere utilizzato come strumento di challenge all'interno della classe, ma anche come strumento di verifica delle competenze da parte dell'insegnante e laddove la programmazione venga conclusa in maniera ottimale e verificata, diventa un vero e proprio assistente virtuale. Dixit incarna anche la volontà di Scolab di muoversi sempre più in direzione della collaboratività, nella consapevolezza che gli utilizzi migliori dello strumento saranno quelli che studenti e docenti in aula potranno sviluppare in maniera autonoma attraverso il corso delle loro lezioni e potranno condividere con l'intero network Scolab attraverso i nostri canali di comunicazione. Joe Steinbeck ha scritto a proposito dell'innovazione: una volta innescato il miracolo della creazione, allora interviene il gruppo a potenziarlo. Scolab ha il suo punto di forza nel fatto di essere un lavoro corale, una giusta posizione di competenze. Innanzitutto all'interno del team che ogni giorno lavora per svilupparlo e migliorarlo e che oggi sono onorata di rappresentare, ma anche nel dialogo che ha intessuto in questi anni con il mondo della scuola, con i dirigenti, i docenti e gli studenti che ogni giorno ci restituiscono feedback, fiducia, ma anche suggestioni da sviluppare, idee da testare, nella convinzione che solo così Scolab potrà diventare non solo sempre più utile, ma anche più senza limiti. Bene, grazie a Chiara Gasparro, la sua efficace ed effervescente testimonianza e in bocca al lupo per il suo ruolo di Product Manager. Chiara Gasparro ci ha spiegato bene quali sono le novità e le prospettive di sviluppo di Scolab. Abbiamo sentito che le esperienze laboratoriali sono state migliorate, l'esperienza immersiva è ancora più efficace, che i laboratori iniziali di fisica, chimica, matematica
se ne sono aggiunti altri dedicati a temi di grande attualità come il cambiamento climatico, la trasformazione digitale, la programmazione software, sempre con il metodo intuitivo, innovativo ed efficace. Ma Chiara Gasparro ci ha anche detto che una delle più grandi novità è proprio il modulo sul cambiamento climatico, Scolab Climate Science. E qui è necessario che io mi soffermi un attimo parlandovi delle stelle. Faccio un gioco di parole, ma in realtà STELLE è un acronimo che sta per Satellite Technology to Enabling New Learning and Lesson Environment. Che cosa significa? Significa che STELLE è un progetto di Protom dal quale deriva Scolab Climate Science, perché nel marzo dell'anno scorso l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, mandì una call for ideas in cui chiese alle imprese europee di ideare, di proporre delle idee progettuali che potessero consentire di superare alcune delle criticità che la pandemia da Covid stava generando, ovviamente in ambito education ed e-learning. E ESA ha premiato Protom con STELLE. STELLE cosa fa? Utilizza i dati dei satelliti, quelli che l'ESA lancia nello spazio, proprio per ricostruire i contenuti dei laboratori che ci consentono di studiare il cambiamento climatico. Davvero straordinario, non trovate? E qual è il team che ha realizzato tutto questo? Il team affiatato di innovatori che è in Protom. In primis l'unità di business di Knowledge Development, al quale si affiancano due Tiger Team, l'Innovation Lab e il Research Lab, e rispettivamente guidati dall'ingegner Giuseppe Santoro e dall'ingegnere Sergio Cotecchia. Dobbiamo fare davvero i complimenti a questo team di innovatori per aver ideato un progetto e un prodotto davvero unico che ha meritato riconoscimento da parte dell'ESA. E adesso infatti sentiamo Olivier Becquiot, ve l'ho presentato prima, il rappresentante dell'ESA che lavora dai Paesi Bassi in una divisione particolare dell'ESA, che è l'ESA Space Solution. Cosa fanno? Aiutano, supportano le aziende innovative come Protom proprio per aiutarle, farsi supportare nello sviluppare nuovi prodotti innovativi guidati dalle informazioni che derivano dallo spazio. E questo avviene non solo per il settore dell'education, vale per i trasporti, per l'energia, per l'agricoltura. Ma allora sentiamo che cosa ha detto Olivier Becquiot su STELLE e su Scolab. We support, it is my job to support the projects like STELLE to achieve their objectives, and it has been a great honor for me to work with Protom and to be invited to present this short video today. So within this project, within this this program, we as I told you, we work on different projects, and one of the idea we had last year was to ask companies in Europe to propose projects that would challenge what was happening with the COVID situation, with the pandemic. And we called companies to make proposals related to how remote education, e-learning, and how e-health or remote health can be of support during this pandemic. And this is in this context that Protom decided to present the STELLE project. STELLE is a project that expands what we know about remote education and e-learning. And it was proposed in this call related to resilience to the COVID pandemic. But as I can see now, it goes far beyond actually only being used into a lockdown situation, and we will discuss about this later. So the STELLE project that is being driven by Protom, and which is the project that has led to the creation of Scolab climate science module, is has been a project that has been
executed for 1 year. It is now getting to the end. And I have been very honored to be the technical officer for this project. I'm going to talk a little bit about what are the specifics about this project. So first, as you know, the School Lab Climate Science module is a remote education module, which is meant to be accessed, used, and experienced by students which are not physically present. It is a concept of e-learning, and e-learning is an extremely important topic. We can see its value during the lockdown as of today. But even in normal times, if you are a student in a remote location, or you happen not to have the resources to go physically because it is a big city where you need to have access, well, remote education is a great tool. I have myself been received a lot of my education with remote education, and I can say that it is a very great tool. But STELE is not only about remote education, it is about high-tech remote education, because what it involves is actually the use of virtual reality and augmented reality, which benefit to the student in the sense that the student is really immersed into the course. It is difficult sometimes to stay focused after long periods of Zoom meeting or remote education, but with this aspect of virtual reality and augmented reality, then the attention of the student can be kept, which is extremely important. And this is a great tool that there are very few actually operational services like STELE that can offer this with great quality. Another aspect, a great aspect of the STELE project is the fact that it was conceived from the beginning, and it has been executed with the support of schools and students. You, many of you who are attending this event, are representatives of schools, or teachers, or students, and it has been with your contribution that this project has been a success. And I would like to thank you for this participation. It has been key in order to get feedback, make the course better, change what was not good, and take your advice in order to make the course better. So again, thank you for your participation. And I would like to stress that this aspect of participation of the users or the end users is an aspect that we always promote in ESA Space Solutions. We support projects which are going to develop solutions in partnership with the users, so that it really addresses real needs, not something that is out of the blue. So that is a great aspect of the STELE project. And third, I would like to mention an important thing, a bit more maybe delicate part, which is the topic. So what is the topic of the STELE project? It is climate change. It is the issues that we see, that we experience in our daily lives about climate change, how it changes climatic events, how to make them more difficult to face, and the danger and the threats they pose in the future for us and for the new generations. So it is a responsible attitude that Proton has decided to address, which is to say, let's present what are the facts about climate change, what do we know, and we know a lot, and how to present it to the younger generation so that they come to be adults with a good understanding, a clear understanding about what climate change is and how to face it, what are the solutions. And I must say that it has been great to see how the satellites, and many of them deployed by ESA, the Copernicus program in particular, has been used and is being used in the STELE project, in the School Lab Climate Science course, because
Well, satellites are great to take into account what is happening on our planet, for the oceans, for the sea, for the pollution levels, for the temperature. And it has been very great to see how Proton has been able to incorporate those elements into the course to make it, to deliver to students, well, the facts, but in a palatable way, but really the facts coming directly from the ESA satellites and other satellites. So I would like just to finish up to say that to congratulate Proton. I think it has been a great project. Proton has done a great job here, and I would like to congratulate them and to wish them a good follow-on. So today is a commercial, what we call the commercial launch of the School Lab Climate Science module. And it's a great moment. So thank you very much for listening to me. Eccoci, grazie a lei, Mr. BQ. Grazie per questa preziosa testimonianza. E per il team di innovatori di Proton, penso che sia motivo di orgoglio aver ascoltato le sue parole. Tra l'altro, ha detto BQ, Scuolab e Stelle non è solo un prodotto per l'e-learning, per l'educazione da remoto, un prodotto, ha detto, ad elevato tasso di tecnologia, altamente tecnologico, e che consente un'alta qualità dell'esperienza immersiva, aiutando quindi l'esperienza di concentrazione per chi segue una lezione o per chi è all'interno di un laboratorio virtuale. Ma vediamo a questo punto altre testimonianze. Sentiamo cosa ne pensano coloro che tutti i giorni nelle scuole e nelle aule utilizzano Scuolab. Diamo la parola agli studenti e ai docenti. Iniziamo però dall'Europa, perché non vi ho ancora detto che Scuolab è utilizzato da tantissime scuole in Europa, e noi abbiamo raccolto una di queste testimonianze. Ascoltiamo le parole degli studenti e dei professori dell'Istituto Tecnico Commerciale della regione di Saarbrücken in Germania, dove Scuolab rappresenta una best practice, un'esperienza di successo che viene utilizzata per potenziare i loro laboratori scientifici. Vediamo cosa ci hanno detto. The TGPBZ1 Saarbrücken was able to successfully test the school lab laboratories over the last school year and several projects in the technical area. All educational institutions are currently undergoing a major transformation and will continue to do so in the coming years. At our school, all students will receive digital terminals. A stable internet connection will be established throughout the school, and in the near future, lessons will take place in open learning environments instead of in closed classrooms. Virtual labs offer us the flexibility, location independence, and student orientation we need to implement future-oriented concepts. This school year, we will integrate School Lab as an extension to the existing lab experiments in physics, chemistry, and technology for our technical secondary school students. Er
rieccoci qui di nuovo in studio. Passiamo dall'Europa all'Italia. Adesso ascoltiamo la testimonianza di due scuole. Una del nord, ascoltiamo il professor Yang Yao dell'Istituto Alle Stimmate di Verona e poi subito dopo ascoltiamo il professor Santi Lombardi dell'ITET Rapisardi da Vinci di Caltanissetta. Allora andiamo a Verona con il professore Yang Yao e i suoi allievi. Sentiamo cosa ci hanno detto. L'incontro con la piattaforma Squalab è stato piuttosto casuale. Nella ricerca su internet di varie alternative e possibilità durante il periodo di quarantena e quando le scuole hanno iniziato a chiudere, tante erano le offerte. Però la casualità di aver incontrato, diciamo, questa piattaforma, anche il consiglio dato da alcuni colleghi, e mi hanno portato a conoscere e pensavo potesse essere l'occasione giusta. Il fatto di poter attivare dei laboratori a distanza, anche stando ciascuno nella propria abitazione, questo aspetto è stato fondamentale, perché altrimenti la didattica a distanza appunto procedeva in maniera piuttosto distaccata e ha potuto permettere di proseguire l'attività laboratoriale, che è un'attività che i ragazzi, diciamo, permette di toccare con mano quello che si studia normalmente sui libri, e ha potuto proseguire con attività molto diverse. I vantaggi sono stati diversi. Io partirei prima proprio dal fatto che per gli studenti, stando a casa comodamente, potevano accedere a queste risorse e sperimentare liberamente su questa piattaforma diverse attività legate alla chimica, alla biologia, le scienze della terra, il climate science. E in secondo luogo, per noi insegnanti è stato anche uno stimolo, una fonte di scoperta, di approfondimento di alcune tematiche che normalmente non avremmo potuto eseguire in laboratorio, e quindi ci ha portato alla ricerca di nuovi stimoli e nuove risorse da poter utilizzare in classe. Un altro aspetto, legato proprio anche per la scuola, è l'abbattimento di costi vivi delle spese del materiale, e quindi anche poter eseguire dei laboratori con grandi numeri, classi anche numerose, senza dover necessariamente suddividere i reagenti. Questo aspetto, diciamo, ha potuto far risparmiare anche per le scuole diverse risorse. In ultimo, vorrei anche sottolineare che utilizzare risorse digitali, diciamo, ma di fatto i reagenti in un laboratorio virtuale, non abbiamo impattato sull'ambiente, perché non ci sono stati sprechi, e un aspetto critico del laboratorio concreto, reale, è sicuramente quello dello smaltimento dei rifiuti anche pericolosi. Questa cosa è stata sicuramente superata. Vorrei dire che il potenziamento, questa è un'attività di potenziamento che chiaramente i ragazzi l'attività preferenzialmente vorrebbero svolgerla nei gruppi, insieme, in un'attività reale, quotidiana, e questo è sicuramente l'aspetto migliore per i ragazzi. Però i laboratori virtuali hanno consentito di avere una valida alternativa a questo aspetto e di portare avanti l'attività senza avere delle lacune nel loro cammino di formazione. La parte che ho trovato più interessante nel progetto STEL è stata la parte legata ai cambiamenti climatici, the climate science. Un esempio fondamentale che abbiamo avuto modo di sviluppare e provare è la parte legata alla misurazione e ai controlli del livello dell'acqua di un lago di montagna. È particolarmente comodo l'utilizzo di questa piattaforma, perché ti permette di viaggiare virtualmente e di fare esperienze che non sarebbero permesse o possibili al laboratorio, oppure non sarebbero permesse per una questione di tempistica, perché in pochi istanti puoi passare dal laboratorio virtuale al lago, fare le misurazioni e tornare in laboratorio in pochissimo tempo, cosa che normalmente magari richiederebbe parecchi giorni di viaggio. I vantaggi di lavorare in un laboratorio virtuale sono molteplici. A partire dall'esagerata cura dei dettagli della piattaforma Squalab, fino ad arrivare alla possibilità di utilizzare sostanze e reagenti che in un laboratorio normale non sarebbero permesse in quanto pericolose oppure tossiche. Inoltre, facilita di molto la questione tempistiche, permettendo di svolgere in pochi minuti esperimenti che richiederebbero ore o giorni di lavoro. Nella mia esperienza con la piattaforma Squalab ho trovato particolarmente piacevole innanzitutto la cura dei dettagli, ad esempio nelle misure di sicurezza, perché prima di fare un esperimento e di toccare
sostanze nocive, era obbligatorio mettersi virtualmente i guanti, i camici e gli occhiali. Poi la scelta di adottare questa piattaforma dal punto di vista della tempistica è stata perfetta perché entrando in didattica a distanza siamo riusciti comunque a portare esperienze di laboratorio che se no sarebbero state assenti completamente dal nostro programma scolastico. Abbiamo sperimentato la piattaforma anche durante le ore di informatica, in quarantena. In particolare, i laboratori che ho più apprezzato sono stati quelli che ci hanno permesso di iniziare a conoscere il mondo del machine learning e del deep learning, andando ad analizzare grandi quantità di dati. Ma che bella testimonianza! Grazie al professor Yang Yao e ai suoi studenti. Sono rimasta davvero colpita da questi giovani studenti, da questi ragazzi. Mi è venuto di pensare che i laboratori di Scuolab non sono solo validi per esplorare una materia in modalità immersiva con un'altra possibilità di concentrazione. Vedo che erano tutti quanti molto preparati nel public speaking, sicuri di raccontarci la loro testimonianza che ho trovato davvero molto preziosa. Grazie, grazie, grazie. E adesso ci trasferiamo a Caltanissetta, ascoltando il professor Santi Lombardo dell'ITET Rapisardi da Vinci. Vediamo un po' in quali progetti e con quali utilità hanno utilizzato Scuolab. Abbiamo iniziato a utilizzare questo strumento nel periodo del lockdown, quando dovendo così abbandonare il metodo tradizionale di scuola alla quale eravamo abituati, abbiamo dovuto cercare un sistema che ci consentisse in qualche modo di poter condurre degli esperimenti di fisica. La scelta di questa piattaforma è nata perché questo software permette di far sviluppare agli studenti una conoscenza di argomenti utilizzando un ambiente interattivo che ricrea veramente quello che è un laboratorio con tutte le strumentazioni scientifiche e seguendo una procedura durante la riproduzione degli esperimenti che è simile in molti aspetti a quella che effettivamente i ragazzi conducono nel vero laboratorio. Questo software riesce a dare agli studenti una capacità operativa autonoma e con la quale noi andiamo a integrare anche altre poi forme di insegnamento più tradizionale. E noi in particolar modo abbiamo condotto diversi esperimenti di fisica con questa piattaforma, come per esempio la misura della densità, la misura della costante elastica della molla, lo studio del piano inclinato, le leve, il principio di Archimede e così via. Un altro uso che abbiamo fatto lo scorso anno con la piattaforma Scuolab è quella di utilizzarla come elemento trasversale per il progetto cittadinanza. Quindi è stato uno strumento utilizzato non solo dal docente di fisica, ma anche da altri docenti di ambito scientifico e non solo, e che ci ha permesso di così portare avanti un progetto sulla sostenibilità e cittadinanza. La piattaforma è stata anche utilizzata da una delle mie classi lo scorso anno nell'ambito di un progetto eTwinning. Questo progetto eTwinning, chiamato 10 Citizens for the Planet, è stato condotto assieme ad altre due scuole, una scuola H e una scuola di Cesena, e assieme agli studenti, utilizzando quindi anche come veicolo la lingua straniera, hanno condotto una serie di esperimenti proprio tendenti alla verifica di quello che è lo stato dell'ambiente e le problematiche relative ai cambiamenti climatici.
E grazie anche al professor Santi Lombardo per questa sua testimonianza. E adesso è il momento del divulgatore scientifico di Alessandro Catania, molti di voi lo conosceranno, docente di matematica, di fisica, ma anche youtuber molto seguito. Alessandro Catania è quindi tra i docenti, tra i professionisti che ha scelto il mondo digitale come luogo privilegiato per fare divulgazione scientifica. E adesso lui ci condurrà in un laboratorio di Squalab. Finalmente lo visitiamo, facciamo visita ad un laboratorio di Squalab. Quindi abbandoniamo le tradizionali lavagne, le scrivanie e i libri e andiamo con lui a fare questo tour virtuale. Io sono Alessandro Catania, sono un docente di matematica e fisica, insegno in un liceo qui a Torino, ma di recente sono diventato anche youtuber perché ho deciso di aprire un canale YouTube dove insegno fisica, tendenzialmente a tutti i ragazzi delle scuole superiori, ma in realtà anche a chiunque ha semplicemente voglia di venire da me a ascoltare qualche argomento magari di fisica, solo così, per curiosità. Il motivo per cui ho deciso di aprire questo canale però è perché penso che ormai internet sia diventato sufficientemente maturo come strumento da permettere la creazione di piattaforme di contenuti organizzati, cioè quello che io sto cercando di fare con il mio canale YouTube, per esempio, è di cercare di creare veramente un luogo che sia di riferimento per gli studenti, perché vorrei che gli studenti sappiano che sul mio canale possono trovare le risposte e le informazioni che cercano. Ecco, in questo io mi sento molto in sintonia con quello che invece ha creato Squalab, perché Squalab è esattamente questo, cioè una piattaforma estremamente organizzata dove si possono trovare tutta una serie di attività laboratoriali, molto ben fatte, molto ben costruite, molto ben pensate anche, di diverse discipline, che sono tutte organizzate e sono tutte disponibili nella medesima piattaforma. E allora oggi il mio compito è quello di aprirvi le porte di uno di questi laboratori. Ovviamente, un po' per deformazione professionale, ho scelto un laboratorio di fisica, ma ce ne sono tanti altri. Per cui adesso ci spostiamo al tavolo di là e vi faccio fare un tour di uno di questi laboratori. E allora eccoci dentro uno dei laboratori di Squalab. Allora, vi dicevo, siccome io insegno fisica, sono andato ovviamente a prendermi un laboratorio di fisica e in particolare ho scelto quello sul secondo principio della dinamica. Vedete che è scritto qua in fondo, no? Guardate intanto la location, diciamo, no? Futuristica, questa ambientazione molto, molto particolare. Guardate anche la grafica come è curata. Adesso, anzi, vi metto lo schermo intero, così magari guardiamo meglio. Allora, intanto, cosa numero uno, io direi, non sappiamo cosa fare, quindi andiamo sul punto interrogativo che c'è di qua. Facciamo così, subito ci porta sulla lavagna in fondo e così possiamo cominciare a leggere alcune informazioni utili per portare avanti l'esperienza, no? Quindi che cosa si può fare, magari qualche dato intelligente, che cosa si può cliccare, che cosa si può maneggiare sul tavolo da lavoro. Dopodiché torniamo indietro e se vogliamo esplorare un po' le strumentazioni ci basta cliccare su questi occhi con il più che ci permettono di fare degli zoom molto mirati su alcune zone del tavolo. Per esempio, se io clicco qui, lui mi porta su questo strumento che tra l'altro è anche lo strumento che ci permette di accendere le fotocellule che poi ci danno la misurazione dei tempi quando il carrellino passerà. Quindi, tra l'altro, se io volessi accendere questo strumento, cosa faccio? Esattamente quello che farei a mano con uno strumento vero, cioè clicco banalmente sul tasto on-off. Zoom indietro, ritorniamo di nuovo qui e io posso fare così su quello che voglio. Per esempio, non so, questa fotocellula, una è collocata in posizione iniziale, l'altra in posizione finale. Se io volessi leggere anche in che posizione si trova, beh, questa fotocellula, vedete, si trova per esempio a 50 cm su questa scala graduata. Voglio tornare indietro, ok, zoom out e torno di nuovo indietro. Qui per esempio c'è una bilancia che ci servirà dopo magari per fare una misura di massa. Cioè è tutto così, insomma, il tavolo da lavoro innanzitutto può essere esplorato e soprattutto si possono anche andare a leggere tutti i dati utili, per esempio le unità di misura, la sensibilità dello strumento, la sua portata massima. Quindi è veramente anche molto tecnico, molto preciso da questo punto di vista. Se poi andiamo a prendere questa... diciamo tavola, non so come chiamarla, questa specie di quaderno, come vedete si aprono delle finestre anche qua. Qua abbiamo le cose da fare, quindi abbiamo anche un po' l'elenco degli step da seguire.
Qui abbiamo per esempio le caratteristiche degli strumenti, quindi in realtà uno studente cosa può fare? Può andare un po' a esplorare gli strumenti come stavo cercando di fare io prima, così magari inizia a prendere confidenza con quello che c'è. E poi può compilare magari questa tabella dove si va a scrivere per ogni strumento la grandezza, il simbolo, le unità di misura, la sensibilità, eccetera, eccetera. Quindi per esempio io volessi lavorare un attimo qui sul cronometro, il cronometro che grandezza misura? Beh, sicuramente misura il tempo e me lo vado a selezionare. Il simbolo che si usa per il tempo, vedete c'è un campionario, no, per sviare lo studente che studia poco, il tempo lo mettiamo come T, poi le unità di misura, anche qua ce ne sono tantissime, ci andiamo a scegliere magari il secondo, e del secondo ci sono multipli e sottomultipli, noi ci pigliamo una bella S, e andiamo avanti così, possiamo compilare tutto. Adesso se io vado sul tasto compila, lui me lo riempie, se lo avessi scritto io tutto potevo fare anche il tasto correggi e lui mi evidenziava con colori diversi ciò che era giusto da ciò che era sbagliato. E diciamo queste sono un po' le operazioni preliminari, giusto per capire dove siamo e cosa stiamo facendo. Dopodiché se voi andate sulle altre finestrelle che ci sono là sopra, potete andare sulla tabella dei tempi, per esempio qua, io se adesso faccio delle misurazioni magari, posso andare a compilare la mia tabella della presa dati. E questa è la prima riga, mi servirà una seconda riga, l'aggiungo, la terza riga l'aggiungo, ho sbagliato riga, cancello e la faccio fuori e vado avanti così. Quindi questa è proprio la tabella che volendo potrei scrivermi sul quaderno, è veramente la stessa cosa. Quindi per esempio, che ne so, immaginiamo di voler fare una presa dati. Allora, innanzitutto cosa facciamo? Andiamo qua sulla rotella degli strumenti e lui mi apre la finestra sulla destra degli strumenti disponibili. In questo caso io ho un portamassa, me lo prendo, me lo trascino e anzi, lo mettiamo subito qua sulla bilancia. Voilà, vedete che è proprio è una simulazione di quello che io davvero potrei fare in un laboratorio vero, no? Metto il pesetto, 10 grammi, quindi se ora volessi andare a compilare anche qui la tabella delle caratteristiche degli strumenti o comunque delle masse, c'è qui una tabella delle masse, per esempio, mi servirebbe magari sapere qual è la massa del portamasse, ecco, la massa numero 3, io adesso ho scoperto che sono 10 grammi, mi metto qua e faccio 10 e così ho completato un pezzo del lavoro. Dopodiché io invece il portamassa lo posso andare a recuperare col mouse, vediamo se ce la faccio, ok, lo metto qua giù e adesso questo portamassa magari lo posso anche caricare di ulteriore massette, per cui se io schiaccio il più, vedete che è comparso un disco, un dischettino, se io schiaccio il più ne compare un altro, troppe masse le voglio togliere, togliamole con il meno e così ho allestito un po' il setup. Se io adesso per esempio faccio partire con Go, vedete? La massa va giù sulla sinistra e il carrellino viene trascinato e viene accelerato, no? Cioè, questo è veramente la simulazione perfetta di quell'esperimento che forse molti dei colleghi che stanno ascoltando avranno magari nel laboratorio di fisica, no? Il famoso carrello a cuscino d'aria, se ce l'avete. Ecco, poi se io voglio prendere la misura del tempo, cosa faccio? Faccio lo zoom qui, mi vado a leggere qua sopra sul display quant'è il tempo che ci ha messo il carrello a fare, a percorrere lo spazio tra le due fotocellule, che è mezzo metro tra l'altro, vado qua nella tabella, mi vado a compilare la mia tabella dei tempi. Allora, tempo numero, prima misurazione, ok, mi sono dimenticato il numero, 1,634. Quindi mi metto qui, uso la calcolatrice a disposizione, compilo quello che devo compilare e poi mi sposto qua e posso fare un tentativo nuovo. Quindi anche qui posso fare zoom out, la freccia questa qui che mi riporta di nuovo il sistema indietro, rilancio nuovamente il sistema sempre con le stesse masse e ho fatto un altro tentativo. Vado a rileggere di nuovo sul display il tempo, ovviamente trovo un tempo leggermente diverso, anche questo è interessante, no? Perché la simulazione poteva anche darmi eventualmente lo stesso dato, invece la simulazione realistica, no? Ti dà dei risultati leggermente diversi. Faccio tutta la mia compilazione di dati, eccetera. E poi, se andate qua, nella tabella dell'accelerazione, per esempio, io mi posso andare a compilare i miei tempi, gli spazi, posso fare i calcoli seguendo le regole che sono scritte qua sopra, l'accelerazione, la forza, la massa totale. Questo io me lo sono già compilato prima, ho un po' giocato con questa esperienza, mi sono fatto, diciamo, un po' una mia tabella. Questa tabella, se adesso io, tra l'altro, la volessi esportare, vado su esporta e lui mi scarica un file Excel, così io poi me lo apro su Excel e ci faccio quello che mi pare. Tra l'altro, visto che io una tabella l'ho già compilata, la cosa interessante è che se vado anche qui sul grafico, vedete, lui mi sta costruendo in automatico un grafico di proporzionalità tra la forza e l'accelerazione, me lo sta già costruendo qua.
quella cosa che eventualmente io potrei costruirmi anche fuori con un altro programma, con un altro sistema, in realtà questa cosa per esempio è già integrata. Quindi vedete, si possono fare proprio diverse cose. La cosa interessante è, uno, la grafica praticamente estremamente verosimile, molto curata. Due, la possibilità di maneggiare gli strumenti veramente come se fosse un laboratorio vero. Ecco, spero di avervi fatto vedere un po' quali sono le potenzialità degli strumenti, dei laboratori che vengono proposti da Squalab. Io lo trovo molto interessante perché io come docente lavoro in particolare in una scuola in cui i laboratori scientifici non ci sono e credo che molti di voi, mi rivolgo ai colleghi, siano esattamente nella stessa situazione. E allora normalmente che cosa si fa? Il laboratorio a scuola non c'è, quindi il laboratorio non si fa. E questa è una scelta molto limitante perché il laboratorio e le attività del laboratorio e quello che si può imparare in laboratorio è estremamente utile per cercare di trasmettere ai ragazzi non solo i contenuti scientifici ma anche quello che si chiama la natura della scienza, no? Il nature of science, cioè che cos'è la scienza, quali sono le sue metodologie, quali sono i suoi valori, quali sono i suoi scopi. Il laboratorio serve anche a questo. E allora Squalab, in questo caso soprattutto, diventa veramente uno strumento molto utile, molto prezioso per permettere ai ragazzi di fare pratica con l'esperienza laboratoriale. E soprattutto è molto bello lo strumento di Squalab perché da una parte, cosa che a me piace moltissimo, è un connubio molto bello e perfetto, secondo me, tra la correttezza disciplinare degli strumenti, eccetera, con anche il design e la grafica bella esteticamente, voglio dire. E poi è molto ben costruito, ci sono tantissime possibilità, io vi ho fatto vedere soltanto un laboratorio, ce ne sono tanti altri, quindi è proprio possibile per un docente costruire dei bei percorsi didattici da fare con i ragazzi. Quindi spero che questo virtual tour sia stato interessante per voi. Che cosa dire di più? Grazie a Protom che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi, opportunità veramente molto gradita. E per il resto auguro a tutti i colleghi e a tutti gli studenti un buon anno scolastico. Ma che bella testimonianza anche questa di Alessandro Catania, davvero preziosissima e bellissima. Mi è piaciuto molto anche la riflessione che ci ha portato sulla natura della scienza. Termina qui questo evento dedicato al mondo della scuola e per la scuola e per i suoi protagonisti, dedicato a coloro che tutti i giorni hanno il compito, la responsabilità, ma anche l'onore, aggiungere io, di formare le generazioni del futuro. In bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, mi aggiungo agli auguri che faceva il professore Catania e sicuramente sento il dovere e la necessità di fare i complimenti al team di innovatori di Protom per questo straordinario nuovo prodotto innovativo che hanno ideato e prodotto. Sono certa che di strada ne farà tanta. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie per essere stati con noi e alla prossima.
Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente, una meravigliosa consuetudine. In una settimana abbiamo avuto l'onore tre volte di poter incontrare il nostro mondo con la sua persona. Abbiamo cominciato il lunedì scorso nella cerimonia dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Pizzo Calabro con due atleti, simbolo della meravigliosa spedizione di Tokyo, Marcel Jacobs e Caterina Banti, entrambi oro, e con Leonardo Spigazzola, uno degli artefici del successo dell'Europeo di calcio. Poi tutti sappiamo che meravigliosa giornata ha regalato qui al Quirinale, alla Casa degli Italiani, a tutti gli artefici che hanno vinto una medaglia durante le Olimpiadi. Ed oggi abbiamo la possibilità, la fortuna, la felicità di festeggiare le ragazze e i ragazzi della pallavolo italiana che hanno compiuto un'altra impresa unica nella storia del nostro paese. Preparare un discorso per il Presidente significa preparare un discorso per tutti, significa parlare un'istituzione, e dentro l'istituzione vivono e prosperano le persone, tutte le persone, quelle che amano lo sport e quelle che non lo praticano mai. Per tutti indistintamente lo sport è un'efficace metafora, uno specchio della nostra società che riproduce in piccolo le dinamiche che poi ci definiscono in grande da un punto di vista etico, morale, economico e strutturale. Celebriamo con convinzione i traguardi dei campioni e delle campionesse, cercando sempre di trovare in loro e nelle loro imprese un appiglio per vedere un riflesso anche solo un pezzetto di noi, una rappresentanza attiva, direbbero in politica. E l'estate dell'Italia, l'estate di europei, di Olimpiadi e Paralimpiadi, in cui il tricolore è sventolato spesso e di cui tutti siamo giustamente fieri. È lode al conquistatore, è l'eroismo che ispira. Ma sotto i coriandoli della festa arde un mondo intero che risale in superficie soltanto quando la palla è caduta dal lato giusto del campo. Perché chi perde è un fallito. E solo chi vince può passare il Rubicone con il proprio esercito e sfilare per le strade di Roma. Non è questo lo sport. In una narrativa che è soltanto bianco e nero, lo sport è la tavolozza dei grigi. E dove successo e sconfitta sono figli della stessa identica fatica, passione e desiderio. Dove tanti piccoli passetti in direzione dell'eccellenza possono anche essere distrutti in un istante ad opera della sfortuna o del caso. Tutto ciò che accade in un rettangolo di gioco, in una piscina, in una palestra, è imponderabile, è affascinante, è doloroso, è stressante ed è unico. Ed è anche lo specchio di quello che ognuno di noi vive quotidianamente, sul lavoro, con gli amici, in amore, nelle proprie comunità. E in questa grande estate tricolore, se c'è un messaggio che vale davvero la pena condividere, è la speranza che le medaglie e i successi ci aiutino a creare un mondo in cui la gratitudine e il rispetto non svaniscano, al di là del lato dove cadrà l'ultima palla. Grazie. Buongiorno, signor Presidente, e un grazie a tutti voi per questo invito speciale, veramente speciale. Se dovessi dare un titolo, diciamo, a questa giornata, sarebbe azzurro, azzurro. È un colore per me importantissimo, lo è sempre stato. Presidente, nonostante questo fisico da fair play, io ho giocato molto a pallavolo, e devo dire che per me è stato sempre un sogno rappresentare la nazionale, la maglia azzurra, sogno raggiunto, e un altro sogno è stato anche quello di chiudere la mia carriera con una partita con la nazionale, ed è un altro sogno che si è avverato. Diciamo che l'azzurro per me rappresentava e rappresenta qualcosa veramente di superiore, i cieli e i mari dell'Italia.
Però oggi sono commissario tecnico di questa nazionale. Io voglio ringraziare il presidente Manfredi e tutta la federazione per la fiducia. E oggi sono commissario tecnico di questo gruppo di giovanotti belli, talentuosi, che amano la pallavolo, che godono la vita, ed è anche un gruppo consapevole di saper entusiasmare. È un gruppo, questi giovani talentuosi, consapevoli di saper emozionare con le vittorie, ma secondo me più che con le vittorie, con il loro modo di stare in nazionale. Credo che, Presidente, lei probabilmente lo sa, quando gli italiani si emozionano sono capaci di fare delle cose che nessun altro al mondo riesce a fare. Per cui questa medaglia dell'europeo sicuramente è una medaglia anche di grande applicazione, di volontà, anche per uscire da questo periodo difficile e cercare di dare un po' di serenità di futuro, e lo sport azzurro in questo è stato straordinario in quest'ultimo periodo. Io vorrei chiudere velocemente una cosa, le faccio una confidenza, diciamo curiosità. Ogni squadra, lei sa che ha un suo urlo, diciamo, di non battaglia, agonistico, ecco, chiamiamolo così, che se lo crea, se lo gestisce, lo inventa. E la nostra squadra ha coniato, loro sono stati che hanno coniato questo loro urlo agonistico prima delle partite, dopo le partite, che è fatta di due parole, due, semplici ma potentissime. Una è che il capitano dice noi, noi, e tutta la squadra che risponde Italia. Noi, Italia. Semplici ma potentissime. E noi con questo grido, questo urlo, vogliamo affrontare tutte le prossime sfide e cercare di vincerle assieme. Grazie. Caro Presidente, è un grandissimo onore poterla incontrare nuovamente di persona. Nel 2018 ci presentammo qui davanti a lei dopo il campionato mondiale con una medaglia d'argento al collo, celebrata come se fosse l'oro. In quell'occasione spese parole bellissime per noi e una frase ci rimase particolarmente nel cuore. Vi ringrazio per l'esempio che offrite. Avete conseguito un traguardo che è anche più importante del colore della medaglia che si vince. Avete conquistato tanti concittadini. Le confesso che da quel giorno io e le mie compagne abbiamo fatto nostra la sua frase. In ogni competizione l'obiettivo è quello di offrire un esempio positivo per l'Italia. Lo è stato ancora di più in questa stagione, considerando il periodo difficile che il nostro paese ha affrontato e sta ancora affrontando. Un'Italia che però sta cercando con tanta forza di rialzarsi. Lo stesso è successo anche a noi. Purtroppo i giochi olimpici non sono andati come avevamo sperato e la delusione è stata grande. In pochissimo tempo abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e tirare fuori tutta la grinta. La vittoria dell'europeo è soprattutto il frutto della nostra voglia di reagire. Partita dopo partita, con la forza e la tenacia che contraddistinguono il popolo italiano, ci siamo rialzate e siamo arrivate a conquistare una bellissima medaglia, questa volta veramente d'oro. Non è stato facile, ma sono convinta che passare attraverso le difficoltà abbia reso la nostra squadra migliore. Rialzarti dopo una caduta ti rende più forte. Speriamo di aver onorato al meglio la maglia azzurra e la bandiera tricolore, con la promessa che faremo del nostro meglio per regalare tanti altri successi all'Italia. Buongiorno, ringrazio a nome di tutta la nazionale italiana maschile, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e tutte le istituzioni che ci hanno permesso di essere qui oggi. Credo che questa presenza odierna serva soprattutto a noi azzurri a farci capire ancora di più e meglio cosa siamo riusciti effettivamente a fare 8 giorni fa. Forse sino ad ora non ce ne eravamo davvero resi conto. A nome dell'intera squadra posso dire che siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere ancora più vincente l'estate dello sport italiano. Il successo della nazionale di calcio a Wembley è stato sicuramente fonte di ispirazione per tutti, ed in particolare per noi. Ha dimostrato che con un grande gruppo nessun risultato deve essere precluso a priori. La coesione, la voglia di lottare, di non arrendersi mai, sono state le caratteristiche che ci hanno permesso di vincere l'europeo a Katowice, ma, a ben vedere, sono da sempre peculiarità riconosciute a tutto il popolo italiano. Siamo quindi felici di aver reso onore al nostro paese con questa vittoria e di aver contribuito, nel nostro piccolo, a far vivere al paese un'estate ricca di soddisfazioni. Ne avevamo bisogno tutti.
dopo un anno come il 2020, in cui abbiamo dovuto fare i conti con il lockdown, la pandemia e tante, troppe vittime. L'Italia, che primeggia nel mondo dello sport, è un grandissimo segnale di ripartenza per tutti, non solo per gli appassionati, perché lo sport è una fonte di una forte componente sociale. La nazionale italiana è un gruppo giovane, dinamico, motivato, che non ha avuto paura di crescere e non si è mai arreso. Penso e credo che questo sia il messaggio più bello che possiamo offrire oggi a tutti, assieme alla coppa che abbiamo portato al Quirinale. Siamo fieri di essere italiani e lo abbiamo dimostrato sul campo in ogni partita. Grazie a tutti. Volevamo consegnarle dei doni da parte nostra dei due nazionali. Grazie moltissimo. Grazie mille. Grazie. Con le vostre firme. Sì. Grazie. Grazie mille. Benvenuti al Quirinale, benvenuti in questa sala che il cui nome è Salone dei Corazzieri. 3 anni fa, quando sono venute le ragazze dopo i mondiali, non c'era la pandemia, né bisogno di stanziamento, ci siamo visti in una sala più piccola, altrettanto bella e accogliente, la sala degli specchi. Quest'anno, con la necessità di distanziamenti, abbiamo scelto la sala più grande del Quirinale. È una scelta felice che il Salone dei Corazzieri voi potete competere con i corazzieri per altezza. Benvenuti in questa sala e in questo palazzo. Vorrei aggiungere ai complimenti e l'apprezzamento fatto espresso dal Presidente Malagò, i miei complimenti e il mio apprezzamento al Presidente Manfredi e a tutti voi. Ringrazio molto Simone Giannelli e Ofelia Marinov per quanto hanno detto. Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana. Lo confermo, è vero, ve ne ringrazio molto. Grazie anche per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie, per il nostro paese che, dopo le sofferenze della pandemia, è in ripresa. E avere segnali di soddisfazione, come avete detto, di serenità, è davvero di grande importanza. Grazie anche per questo. Complimenti e un ringraziamento ai due commissari tecnici e due allenatori, Mazzanti e De Giorgi. Grazie davvero. Complimenti per l'impostazione data ai due tornei, per l'impostazione a ogni singolo incontro e per quell'attività fondamentale, ma indefinibile,